Presidente, quanto è importante parlare ai ragazzi delle tematiche ambientali? Oggi da Agrigento parte un messaggio specifico. Oggi sono qui al Giardino della Colimbetra ad accogliere i colleghi della Tunisia e tutti coloro che fanno parte di questo importante progetto EdenMed, che è finalizzato alla sostenibilità, alla valorizzazione dell'ambiente. E credo che sia molto importante dare un segnale di questo tipo, perché oggi credo che si debba parlare non tanto di sostenibilità, di valorizzazione ambientale, di cambiamenti climatici che stanno veramente si stanno rendendo molto presenti e se ne sentono le conseguenze. Ecco, non bisogna parlarne in maniera specifica, disciplinare, tra esperti, tra persone che vogliono migliorare il pianeta dal punto di vista della ricerca scientifica oppure dal punto di vista della strategia d'attacco, ma credo che sia molto importante educare i ragazzi, educare gli studenti universitari, ma anche le scolaresche, a una prassi della sostenibilità, a una prassi dell'ecologia, per cui tante discipline, tanti insegnamenti possono convergere soprattutto nell'educazione delle nuove generazioni, che devono sentire questo tema non come qualcosa di specifico accanto ad altri temi della nostra modernità, ma che si abituino a vivere secondo alcuni modelli che devono veramente caratterizzare la valorizzazione della natura, il rispetto per il nostro mondo, il nostro pianeta. E quindi credo che queste azioni siano esemplari e siano significative per una prassi che deve veramente pervadere la nostra didattica e il nostro rapporto con i giovani. Le territoire tunisien e le territoire sicilien. Ok. Bonjour, donc EdenMed, comme son nom l'indique, Eden c'est le paradis. E Med sì, la Mediterranea. Allora, noi siamo del progetto EdenMed, EdenMed appunto come Eden, come paradiso, paradiso del Mediterraneo. È un progetto che appunto avviene fra le due sponde del Mediterraneo, quella tunisina e quella siciliana, ed è un progetto che vuole coinvolgere le scuole, sia gli insegnanti che gli scolari, in quello che sono l'educazione, quello che è l'educazione ambientale, quindi soprattutto creare una coscienza nei cittadini del futuro e creare una cooperazione fra le due sponde del Mediterraneo in maniera da creare dei cittadini coscienziosi e rispettosi dell'ambiente che chiaramente sanno l'importanza e il valore dell'ambiente in cui vivono. Professoressa, quali sono i punti di azione del progetto? I punti di azione del progetto EdenMed riguardano prettamente il confronto tra la cultura siciliana e quella tunisina, che per molti versi si orientano verso gli stessi, le stesse vie. Su un tema che è fondamentale, che appunto ci prende molto da vicino, non solo come siciliani ma credo come persone che appartenenti a questo mondo, che è la sostenibilità e l'educazione ambientale. Quindi ci confronteremo intanto su quelle che sono le buone pratiche che si svolgono già in maniera costante all'interno soprattutto delle scuole sia siciliane che tunisine, e in modo particolare nella provincia di Agrigento, perché il fulcro del progetto poi è la provincia di Agrigento, quindi coinvolgeremo le scuole in tutti i suoi destinatari più importanti, i docenti, i dirigenti, i ragazzi, ma anche i genitori, perché diventano lo strumento per poter avviare delle pratiche ma anche dei comportamenti che possano poi diventare costanti nel tempo e che possano veramente provocare dei cambiamenti appunto duraturi che ci permettano poi di salvare questo pianeta. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être au jardin de la Colimbetra. Colimbetra, justement, pour assister à une séance. Voilà. Allora, buongiorno a tutti, io sono felice di essere qua al Giardino della Colimbetra per vedere una sessione di educazione ambientale con una scuola nell'ambito del progetto EdenMed, di educazione ambientale sostenibile. È un progetto strategico a livello della cooperazione Italia-Tunisia, soprattutto con la Sicilia e con Agrigento. È un bel posto. Voilà.
Allora, il progetto tratta dell'educazione ambientale, soprattutto appunto nelle scuole primarie e secondarie. È una cosa molto importante fare questo progetto con le scuole, con i ragazzi e con gli studenti, proprio per cercare di formarli all'educazione ambientale e quindi al rispetto dell'ambiente.